Ecco qua, dottor Emilio, se fa si è raffreddata e mi primo con me. Vuoi fare l'assaggio? Favorita, avevo controllato. Siete lì, sa buongiorno. Ehi, Sabato, buongiorno. Cosa stiamo facendo? Mi mangiate una mela? Togli prima una bella dottor Emilio. Una dottor Emilio? Buonissima. Perché tra questi belli meli in due figurini, Francesco, poi ci faccio una bella dottor Sabato. Non è che li voglio, guarda, ci pensate. Ho pensato a te, visto? Mamma mia, siete chi le che siete. Ma io me la giovane a vivere da voi. Ti faccio una bella dottor Emilio, eh? E quindi ora stiamo tagliando le mele. Sì. Come vedo, avete già tagliato gli spicchi da mettere sopra. Sì. Avete preso le misure. Sì, e adesso... Ma già fa a Davina. Ecco qua, Sabato. Mettiamo bello poi che bella goccia di limone a coppa. Succo di limone? Sì. Ecco perfettino. Mele e limone, guarda. Ora separiamo l'uovo. Apriamo il tuorlo con la bume. A una parte mettiamo il tuorlo e una parte mettiamo la bume. E dopo andiamo a montarli, giusto? Ok. Abbiamo separato i tuorli con la bume e poi andiamo a montarli. Ecco qua. Andiamo a montarli. E adesso andiamo a montare i tuorli. Ma mettiamo un bel bicchiere di latte. Aggiungiamo un bicchiere di latte. Sì, e facciamo ancora... E lo facciamo montare un'altra volta. Montare un'altra volta. Accolta, non vi schizzate, vedete? Vedete, si è messo il latte, cosa andiamo ad aggiungere? Il burro. Quanto burro? 70 grammi. 70 grammi nel tuorlo, sì. E il latte. E ora facciamo frullare. Lo facciamo diventare una cosa. Ecco qua. Ma mettiamo gli albumi. Gli albumi nel tuorlo montato col burro, giusto? Sì. Burro, uova e latte. E latte. Giriamo, 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 giriamo. Abbiamo preso la farina e la setacciamo, guarda. 300 grammi di farina. E l'aggiungiamo e l'andiamo a setacciare. Sì. Piano piano, piano piano. Tiriamo un poco. E poi continuiamo ad aggiungerla. Sì. Ecco qua, questa è l'ultima farina che stiamo mettendo. Mettiamo una bustina di lievito, pan di pan degli angeli. E la lasciamo insieme all'ultima farina, quindi. Sì. Mettiamo le mele e giriamo. Ho burrato e infarinato un ruota. Ecco qua. Lo mettiamo tutto dentro, vedi? Mettiamo ancora che ci sta ancora in qui. Da sciupanina, ma lo ha tutto cosa. Ma andiamo a mettere le mele. Posizionate bene sopra, a ventaglio. Sì, ecco qua. Mettiamo una alla volta. Ma fanno quadri? Sì, un quadro di Picasso. Quadri di Picasso. Ma mettiamo lo zucchero. 150 grammi di zucchero. Ecco qua. Mettiamo sopra. Lo zucchero va sopra così viene bella dorata. Sì. Siete vedi se andiamo al forno? Sì, sapato, mettiamo 180 gradi. Per 45? Per 45-50 minuti. Ecco qua. Teresa, eccoci. Eccoci. La torta di mele è pronta? Ecco. Siete vedi se andiamo al taglio? Ecco qua. Faccio la torta. Emile. Iniziate a vedere. E che bella faccia. Ecco qua. Ecco qua, dottor Emile. Se fa si è raffreddata, e mo primo con me. Vuoi fare l'assaggio? Buonissima. Facitelo. Quella qua si vende troppo bene. Favorita, avevo controllato.